Benvenuti Lopetti in questo nuovo episodio di Mario e Luigi Superstar Saga. Nello scorso episodio abbiamo cominciato il Bosco Igno. Adesso dobbiamo recuperare altri due di quei semi lì, visto che nello scorso episodio abbiamo già recuperato il seme Rosé per poter ottenere la cazzosa. E sì, cominciamo subito l'episodio con un boss. No, ho sbagliato. Dovremmo riuscire a sconfiggere molto facilmente. No, ho sbagliato. Sciroppo su Mario. Ed alla fine un torcibruco. Allora, come si combatte? Bisogna saltare, facendo la testa per il momento, nei suoi pallini rossi, quindi cominciamo da quello in fondo. Bisogna fargli tornare del suo colore originario. Fate però molta attenzione perché se nel salto di schivata... Ok. Ha colpito di nuovo. Ricolpito, tipo anche adesso, uno di quelli colorati ritorna rosso, almeno credo. No, ho sbagliato. Appunto, ho fatto una cavolata. Devo colpire la testa. Ok, torniamo su questo. Niente. Uno si può anche sconfiggere con un colpo solo. Con un attacco a fratello col martello. Però ho fatto bene, non come ho fatto io. No. Ok. Allora, concentrazione. E cominciamo di nuovo tutto quanto da capo. Adesso... Ho saltato, dai! Ok, ok. Manca solo più uno. Vediamo quello che riusciamo a fare. Non riesco a saltarlo. Ok, prendi questo, ritorno normale. Doppio martello sulla faccia. Ok, sconfitto. Ecco qua la seconda bacca, la bacca di Duina rossa. C'è un caso più quella bianca, mi sembra. Ok. Devo andare per qua? Credo di sì. No? Ho visto la mappa da qualche parte. Mi sarebbe effettivamente una mappa al più presto. E non la trovo. Ok. Sembra che in quella zona non siamo ancora andati. Però qua c'è. È bloccata al Koopa. Thank you.
Ok, nuovi nemici. Cominciamo subito a combattere qualche nemico, allora. Devo dare un po' di cuore a qualcuno, vero? Sì. Non importa, andiamo avanti. No, ok. Ok, Luigi level up. E andrei a potenziare adesso, volendo, un po' i punti vita. Ecco qua con il boss che affronteremo alla fine. Perché oggi affronteremo molte al Torcibruco. Un altro boss. Ok, Mario level up. Devo potenziare anche Mario la vita, perché è messo veramente male, insomma, come vita. Ok, più 4, 34, ottimo. Ok, un tipo timido. Ok, qui è chiuso. Però posso passare per di qua, vero? Un attore per te, ok. Poi sono morti se due. Sono remoti, premendo solo star. Le loro anime sono una. Sono una. Ok. Ok, non posso fare nulla lo stesso, perché devo buttare Luigi sottoterra, quindi... E cosa devo fare? Così? Aiuto! Non so che devo fare. E salto è possibile? Ok, sì, però è ormai tardi. Prego, dai, niente. No, ci sono, pelo pelo. Bacche di una bianca, abbiamo avuto tutte e tre le bacche di Dorine. Però prima di andare dal boss... Beh...
sconfiggiamo questo tipo timido. Perché no? Ok, ti ho anche colpito. Benissimo. Ecco fratello, andiamo su. Doppio martello su di lui. Ok, capito, se rompe qualche roccia, c'è anche qualcosa. Ok, sì, c'è un bel po' di roba qua dentro. No? Martello. Per questi fagioli mi sono un po' nell'inventario. Sciroppo, no. Adesso salvate, perché questa mi sembra tipo una delle battaglie boss più complesse, almeno secondo me. E siamo pronti per affrontare il boss. Avete portato i tre frutti della bacca di Dolina? Sono commosso. Bene, potete passare. Stai sempre dritto, di qua. Evviva! La strada si è aperta! Noi due... Non... riuscendo a passare di qua? Ci eravamo nascosti per aspettarvi! Evviva! Bene, non perdiamo altro tempo! Avanti! Quindi per un attimo potenziare il tutto, quindi... Un attimo... Allora, fungo... Diamo sia a Mario che a Luigi... Tanto ne abbiamo, li posso anche sprecare un pochettino. Sciroppo a Mario, Luigi. Ok, monete. Fungo. Uno sciroppo questo, spero che sia mente di sì. No, ok, un ricostituente. Fungo cura, buono. Ok, e possiamo finalmente iniziare la battaglia boss. Non ancora? Ok, possiamo salvare anche qua, quindi salviamo per di qua. Ok, siamo pronti, siamo pronti. Il combo per un contadino simile al panico. Il combo per una sardina soffia di claustrofobia. Il combo per un vegetariano essere in carne. Il mio nome è Pizzo. Sono il fondatore della cantina e il produttore della gassosa idolina. Sì, sono io, l'uomo della leggenda, l'uomo che sa far ridere le bacche. Sì, gentiluomini. Infatti, di fronte a voi potete ammirare il nettare ridolino, una gazzosa sopraffina. Inoltre, sono lieto di annunciarvi che il nettare ridolino è vostro. Potete berlo. Più, questo nettare ridolino ci ho lavorato per 1000 anni, raccontando barzellette, aspettando la fermentazione e poi la fermentazione della fermentazione, finché non si ottiene la gazzosa perfetta. La nobile tradizione della gassosa fa sì che gli ospiti mai educati ne vedranno proprio delle belle. 1, 2, 3. Ehi, questa gassosa non è una cosa. Non è cosa da niente. Nessuno può competere con noi. Oh. Non vedo l'ora che il nettare ridolino mostri la sua grandiosità.
Ah, che bello, che bello. Ragazzosa brilla. Ma ho mantenuto questa gazzosa con le mie barzellette per 1000 anni. Il suo potere non è solo questo. Insisto perché gustiate l'aroma del nettare di Dorino. Cin cin. Inizia la battaglia boss contro... Allora, prendi questo. No, ho già sbagliato. Contro il nettare di Dorino. Ah, perché Luigi... Oh, cavolo. E martello su di lui. Mi sembra un più a cosa, riuscire un pochettino a... distruggi lo scudo. Lo scudo si può solo distruggere... Ok, prendi questo. Con il doppio martello. Ok, addio. E andiamo con un salto così. Davvero ho fatto solo un danno? Ok, prendi questo di nuovo. Cavolo. Questo è uno degli attacchi più difficili da schivare. No, ho sbagliato, cavolo. Ok, 22. Non mi dico quanti punti vita abbia questo boss. Non credo 200, ma forse 150 potrebbe. Niente. Capisco 1000 volte questo attacco qua. Da contrattaccare invece che quello. Cavolo. Per il peggiore dei casi ho un fungo che mi fa tornare in vita, appunto. Non mi preoccupo su quello. Ben ho 7, quindi posso anche usarne uno. Un attimo. Ok, io so che questo qua è l'attacco avanzato, però no. Ovvio, il mar capierde. Non sono riuscito a finire di leggere. Cavolo. Andiamo così. Dobbiamo però mai averlo quasi sconfitto. Sì, in questa fase qua. Niente. Ok, sconfitto. Nessun level up. Peccato. Tutte le barzellette che ho raccontato in questi 1000 anni. Scusatemi.
E sì, Mario è dentro il barile, quindi bisogna scendere e fai tutto. E salviamo. Di cui già non affronterò nemici in solitario perché no. Perlomeno cercherò di non farmi colpire. E dai, vieni qua. Tipo timido. Niente. Ok. Meno un po' di fortuna. Wow, chissà chi tirerà per primo lo stordino. Ok, addio. Ok, ma uno sciroppo e anche un ricostituente. Luigi level up. Oyende potenziali sono di nuovo i baffi. Solo per di qua? No, t'ho visto. Ah, dovevo andare per lì, ok. Niente. E ora io ho saltato in testa? No? Niente. E salto. Un po' di fortuna. Ottimo. Che siamo arrivati. Questo non è il sosia di Mario, si chiama Lu qualcosa. Cosa? Cosa è successo? Mentre Ridolino sta crescendo dentro la pancia di Mario? Tremendo, disgustoso, per prima tutto Lady Cecia. A proposito, cos'è il Nettel Ridolino? Non lo so. Regina Fagiolona, dormi così profondamente. Te l'avevo trovato il mitico Nettel Ridolino? Oi, ai. Ecco il brucugno. Oh, vittoria, vittoria. Regina Fagiolona, è guarita. Era ora. Era tanto tempo che non riuscivo a ridere. Ben fatto, Lady Cecia. Nel merito mio, devo ringraziare Mario e Luigi. Allora Ghignard ha rubato sia la voce della principessa Peach che il fagiolo Stella. Tutta colpa mia. Niente affatto. Ma poi, perché Ghignard avrebbe rubato la voce di Peach e il fagiolo Stella? Il fagiolo Stella è un fagiolo magico che ha il potere di far avviare qualsiasi desiderio. Ma per evitare che se ne faccia cattivo uso, il fagiolo riposa nella profondità del terreno. Si dice che per far risvegliare il fagiolo Stella sia necessaria una bella voce. Una voce tale può appartenere solo a persone dal cuore puro. La persona dal cuore puro è la principessa Peach. Però la stella Ghignarda botta la voce di Peach per far risvegliare il fagiolo Stella e far avverare il suo desiderio. Stella Ghignarda vuole dominare il mondo. Non preoccupatevi, già da tempo le sue intenzioni mi sono chiare. Abbiamo già preso provvedimenti. Siamo molto, ma molto più forti di lei. Regina, è arrivato il principe fagiolino. Proprio al momento giusto, Mario, Luigi.
Andate incontro al principe fagiolino. Salute, Rossette Verdolino. Avete davvero aiutato. Finalmente è giunto il momento di completare la mia missione segreta. Principe Fagiolino, grazie per il tuo impegno. Ti aiuto a scoprire dove si trova la stella Chignarda. Grazie a te. Sì. A sud-ovest di questo castello trova un centro studi chiamato Accademia Crepapelle. La stella Chignarda e i suoi si sono infiltrati all'interno dell'Accademia Crepapelle. Cerco l'Accademia Crepapelle, è il posto perfetto per risvegliare il fagiolo stella. Stavo giusto pensando di recarmi all'Accademia Crepapelle. Arrivederci. Ma Luigi, questa è l'occasione per recuperare la voce della principessa Peach. Informerò la popolazione che vi è stato consentito l'accesso all'Accademia Crepapelle. Ok, se non ci sono dialoghi, persone che ci vogliono parlare, vorrei un attimo solo salvare e finire l'episodio. E quindi nella prossima parte di Mario Luigi Superstar Saga credo andremo verso il nascondiglio della stella Chignarda. Lo scopriremo solo vivendo. Vi saluto e vi aspetto nel prossimo episodio. Ciao lupetti!